È un appuntamento importante che Mimmo Bellizzi è stato un cittadino esemplare della nostra comunità, ma è stato un ottimo amministratore, un amministratore attento, rigoroso e disponibile all'ascolto della comunità e con grande sensibilità politica, oltre al fatto che portava con sé una storia sportiva importante anch'essa e un valore aggiunto, se vogliamo, quello di venire da una famiglia che è stata a disposizione della città. Il papà, non dimentichiamolo, è stato consigliere comunale, assessore per varie consigliature, quindi diciamo che è una famiglia che ha dato un contributo importante all'amministrazione cittadina e alla comunità avellinese. Mimmo era molto attaccato alla città di Avellino, lo dimostrava sul campo quando giocava e anche durante il suo periodo in cui era qui come consigliere assessore. Come si fanno a trasmettere questi valori oggi? Oggi diventa sempre più difficile perché c'è molta superficialità, poca attenzione da parte dei cittadini agli interessi e beni comuni che l'amministrazione comunale e comunque gli interessi di una comunità, salvo poi a piangersi addosso, salvo a criticare e non essere cittadini attivi, perché per essere cittadini attivi bisogna essere attenti alle dinamiche di un'amministrazione comunale, dei fatti della città, del governo della città, ma bisogna anche essere parte propositiva. Ma c'è anche da dire che la politica non dà un buon esempio e quindi non hanno tutti i torti le giovani generazioni. Sportivamente Mimmo quindi vestiva la maglia della Scandone. Sì. Lei recentemente ha invitato un po' sia l'Avellino Calcio che la stessa società di pallacanestro a investire sui giovani. Sì, perché è fondamentale. Io sono un uomo di sport, io sono stato un dirigente sportivo per tanti anni, lo sono tuttora. Non voglio che si dimentichi, io sono vicepresidente regionale della Federazione Italiana Pallavolo, ho fatto in gioventù, in scuole medie, primi anni delle superiori, pallacanestro. So bene che lo sport è un veicolo potentissimo, eccezionale, di aggregazione, di educazione alla convivenza sociale e civile. È esempio di buone pratiche, quindi è un modo per diventare bravi cittadini. Ecco, l'ambiente dello sport contribuisce, non solo lo sport naturalmente, a educare, a allevare buoni cittadini.